Allora, io ho preparato una sequenza di immagini che non ho bisogno appunto di parole, sono quelle che lo commentano, non so se è inutile averle fatte, e devo usare brevissime istruzioni di Erlucio. Cioè, innanzitutto la dimensione non è più quella individuale ma collettiva. Parlando di benessere, noi spesso pensiamo sempre a noi, no? I destini sono individuali e pensiamo egoisticamente alla nostra salute, no? E poi dai discorsi di fatti si capisce anche che c'è un contesto che ci aiuta a star meglio, che è il contesto delle comunità in cui abitiamo, in cui viviamo, degli ambienti dove lavoriamo. Ecco, questa è una dimensione che noi stiamo perdendo. Il comune si chiama comune, le acque di Parrano erano note perché venivano godute dai comunisti, nel senso degli abitanti del paese, ma se questo equivoco della parola che ha assunto un altro significato, comunque così è nel testo del 1864 di Marieni, no? E invece queste comunità le stiamo perdendo, perdiamo anche il senso di cura delle comunità, abbiamo la cura del corpo della persona, la cura della nostra casa, dell'automobile, dei nostri mezzi, però ecco, al di là del recinto che siamo costruiti non vogliamo andare. E allora le immagini che vedrete servono a far capire questo scarto che c'è, no? E le risposte che sono state date a questo scarto. Poi dopo, al termine delle immagini, no? Della sequenza, vedremo se... Dunque, intanto non vedremo niente perché vedo che non ha preso, forse è acceso un pochino prima della partenza del... No. Entriamo già nel silenzio adesso, eh. Raddrizzare, no, c'ho la macchina, sì, va bene, una volta più, no, metterlo in pianta, va bene, adesso, lo so, ma non è, è una seggio, va bene, ma va bene, c'è qualche interferenza con l'alloro? Vogliamo spostare un pochino? No, lo spinge? Thank you.
Okay. Finito, eh? Dunque, non credo ci sia molto da decodificare. Gli esempi che volevo fare forse erano un po' più incisivi, ma sono adesso in ritiro in una località in Balmerina e quindi non avevo a disposizione i materiali utili per poter. Ma comunque le immagini erano intanto, come dire, sufficientemente esplicite. E come avete visto, per quello che riguarda i luoghi di cura, che io pensavo, se dobbiamo partire da una cura, la cura del corpo, la cura di noi, la cura della comunità, intanto partiamo anche dai luoghi di cura. Qui ce ne avete uno a fianco, qui sotto, che deve essere cuori, luoghi di cura intanto per chi ci sta, no? E fruire, godere chi ha la fortuna di averli sotto mano, no? E come avete visto lì c'è un'inversione dell'immagine, perché viene presentato prima quello che è ora e poi quello che era. Con un'immagine quasi devastante, quella della galleria del caffè del Palazzo Imperiale, dove c'era Umbra, c'era questa galleria mitteleuropea, no? Adesso c'è invece questo ingresso
col cartongesso, no? Soppalcato, quindi completamente anonimo, e non possiamo tornare indietro, quindi purtroppo quello che abbiamo perso è stato in qualche caso perso del tutto. Rimane ancora però qualcosa da fare prima che davvero tutto quanto scompaia, e se non siamo in grado, se invochiamo la cura, neppure di curare i luoghi di cura, siamo messi male, insomma, ecco, no? Ecco l'esempio qui di Parrano, che siccome ce l'avete sotto mano è inutile farlo vedere per immagini, è anche abbastanza emblematico. I bagni di Parrano, appunto, come ricordava anche il sindaco in questo testo De Termis di Andrea Bacci, fatto dell'archiata di Sisto V, era marchigiano anche lui, e racconta di questi bagni dell'acqua argentea di Parrano che erano in competizione con San Casciano dei Bagni, e venivano da Perugia, che allora era un viaggio, no? Per recarsi per fruire dei bagni di Parrano. Adesso i bagni di San Casciano dei Bagni, no? Che è il nome, sono quello che sono, che avete visto magari sono più da oligarchi russi, insomma, no? Che da abitanti di San Casciano, però comunque sono ritornati in vita in gran parte. Tutte le postazioni termali dell'Emilia Romagna e della Toscana sono state tutte riattivate. L'Umbria è l'unica regione che non è riuscita in questi 42 anni, in cui la regione dell'Umbria peraltro è proprietaria delle acque, no? A fare un progetto, uno, no? Almeno un modello, un esempio, insomma, no? Ecco, e anche dove è stato questo tentativo, lo stesso Parrano, no? Il tentativo non ha dato il risultato dovuto e sperato, cioè c'è questa piccola vasca, cioè quella aggrappata alla roccia, l'altra a fianco, insomma, non sono quello che dovrebbero essere, insomma, no? Ma soprattutto non c'è questa intenzione, anche lì c'era l'idea di preoccuparsi di investitori stranieri, persino potevano venire a investire dei soldi, ma chi investe lo fa per altri motivi, insomma, no? Che non tiene conto delle esigenze della comunità locale, e poi non tiene conto appunto dei bisogni di costruire un luogo che sia intanto vissuto da chi lo abita. Ecco, noi viviamo adesso questo paradosso, abitiamo dei luoghi che ci invidia il mondo, sono questi centri storici che reclamizziamo, li curiamo nell'immagine, no? Vedete quell'immagine adesso che ha fatto fare la regione dell'Umbria a Steve McCurry. Io qui sono, le potete tutti vedere, sono rubati, sono rapiti perché sono soggetti a copyright, non si potrebbero mostrare, insomma, no? Se non so che ne faranno, ma insomma, ecco. E quindi c'è una grande cura dell'immagine, però non c'è nessuna cura del luogo che è stato poi ritratto, no? Quindi c'è questo paradosso che poi qui si riflette appunto sui nostri luoghi di vita, che noi offriamo agli altri il privilegio di visitarli, avendo rinunciato noi al privilegio di viverci. Ecco, noi dovremmo interrogarci, perché un discorso sulla salute e sul benessere deve intanto partire dai luoghi di vita di tutti noi, insomma, no? Poi verranno anche i destini individuali, ma se non ci preoccupiamo della specie, insomma, ne parliamo solo gli individui, no? Rischiamo di prendere una cattiva strada, soprattutto di non avere risultati utili, insomma, no? Perché poi se il luogo non è accogliente per gli abitanti, come mai può diventare accogliente per gli altri? Ecco, un'immagine che avete visto, Castelluccio, è una delle icone, lo stesso Steve McCurry, no? Comunque Steve McCurry qualche elemento di vita l'ha messo, insomma, no? Lì si vede una piccola carovana con dei muli, no? Si vede che il ragazzo di colore che cammina sulle scale dell'entrata laterale del Duomo d'Orvieto. In altre immagini si vedono dei visitatori del Museo di Burri, poche creature viventi, ma cos'è? Biancarelli, che avete visto, insomma, non si vede, le uniche creature viventi sono quelle vegetali, nessun animale, né l'uomo, ma un cane, un gatto, no? Cioè, un topo, adesso, no? Un uccello, niente, no? Sono proprio cancellati, perché rovinerebbero l'immagine, rovinerebbero il quadro, che è quello che noi offriamo all'altro. All'altro noi dobbiamo offrire un'esperienza di vita, non un'immagine da vedere, perché l'immagine da vedere la vede già al computer, la può vedere, no? Da casa, non c'è bisogno che venga qui a vederla, perché poi così come la vede lì, qui non la vedrà mai, no? E quindi vedrà altro che non assomiglia. Però noi contiamo molto sulla potenza dell'immagine, che è tale che alla fine la persona che viene è convinta di aver visto quello che ha previsto nell'immagine stessa, anche se il luogo è diverso, anche se non gli assomiglia, no? La potenza che gli viene trasmessa all'immagine. Quando finalmente un giorno ci sarà quella che si chiamava l'Apocalisse, che non è la catastrofe, è lo svelamento, la rivelazione, e quindi cadrà questo velo potente dell'immagine che si è frapposta fra la realtà e noi vediamo solo le immagini, poi le nuove generazioni vengono cresciute al culto dell'immagine, no? Quindi possono stare davanti a un computer e vedere il mondo senza muoversi di casa, no?
ma non, vedere non è la stessa cosa che fare esperienze, che fare contatti, perché noi dobbiamo incontrare persone, non oggetti, non cose, e quando noi facciamo vedere questi nostri tesori, facciamo vedere solo le pietre, no? La parte, come dire, no? Abiotica, no? Cosa, no? E ci dimentichiamo che la cosa più interessante nel girare i luoghi, come mostrano i testi di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, è tutto un discorso sulle persone. Spesso un discorso, tra l'altro, no? Cieco poco piacevole, perché incontravano di tutto, contavano anche quelli che li rapinavano, no? E gli osti che li avvelenavano, cioè, no? Però anche questo fa parte dell'esperienza. Ecco, tutto questo adesso non c'è. Nessuno oggi scrive più un libro di viaggio, tutti leggono i libri di viaggio degli altri. Facciamo delle tante immagini quando giriamo, che non vedremo mai, perché non abbiamo mai il tempo di vederle, non ci ricorderemo neppure poi che immagini sono, e poi ci dimentichiamo invece di vivere queste esperienze nel momento in cui vengono effettuate, perché è lì il momento che dobbiamo scambiare qualcosa con qualcuno. Ecco. E le comunità locali, se non pensano intanto a se stesse, egoisticamente in questo caso, ma questo è un egoismo collettivo che può funzionare, e invece di pensare e preoccuparsi della popolazione occasionale che può arrivare per un evento che uno organizza, intanto preoccuparsi davvero per chi risiede in permanenza oppure per chi risiede temporaneamente, perché sono quelli che danno sapore, colore, vita, attività a una comunità, a un luogo. Ecco, se questo, oggi se qualcuno, un turista, passasse qui per caso, per puro caso occasionale, sarebbe immerso in situazione, come dire, che davvero sarebbe mirabolante. Non è la sensational Umbria costruita, no? È una sensazione, no, del tutto, insomma, originale, che può persino frammischiarsi fra noi, persino poi godere anche di quello che è stato promesso dopo, no? Ecco, questo, se il luogo si organizza tanto per sé, pensa a sé, pensa a star bene per sé, allora l'altro si troverà coinvolto in questo, e una trasformazione di questa, una deformazione di questo, noi l'abbiamo per esempio con le feste. L'aver trasformato le feste in spettacoli, i due casi più emblematici sono, uno è le Ceri di Gubbio e l'altro è la Quintana di Foligno. Le Ceri di Gubbio è una festa che gli Egubini fanno per sé, viene fatta il 15 di maggio, il 15 di maggio, domenica, lunedì, martedì, no? Piove, nevica, adesso per questo tempo matto può essere anche nevica. Il percorso è un percorso fisso, no? È stato chiesto anche di prolungarlo per consentire ai turisti di esporsi lungo un percorso più ampio, ma non era nella tradizione, quindi è stato cancellato. Anzi, se il turista non viene è meglio, perché poi magari, no, dà pure fastidio, insomma, no? E loro vengono, e la popolazione si addestra da piccoli, ci sono i ceri piccoli, i ceri mezzani, perché cambiare 10 persone con il capo 10 che li guida di corsa sotto questa grande macchina, e se uno non l'ha imparato da piccolo non lo può improvvisare, non lo può fare, no? Ecco. Diversamente da questo, la Quintana di Foligno è una festa che Foligno fa, ma è diventata una manifestazione, uno spettacolo. Quando è stata organizzata nel 1946, era stata ripresa con l'intento, dopo i bombardamenti, di trovare un momento in cui la comunità si potesse anche divagare, se vogliamo, cioè stare insieme. E cosa fare? Ecco, nessuno sapeva cosa poter fare. A un certo punto un tale di Andria, un tale De Pascale, detto: perché non rifacciamo la Quintana? E Foligno dice: ma che è sta Quintana? Perché sono completamente dimenticati. Questo De Pascale se ne ricordava, perché il direttore della biblioteca, Monsignor Foloci Polignani, sapendo che lui veniva da Andria, gli ha detto: guardi, c'è stato un suo concittadino molti anni fa che è venuto da Andria, era Ettore Tesorieri. Nel 1116 Ettore Tesorieri fa una descrizione della festa della Quintana, che si svolgeva allora in periodo di carnevale, molto analitica, molto con tutti i rioni, con tutti i personaggi, no? Con tutti i costumi, e quindi è stata replicata questa festa, e ancorché si sposti in estate, infatti c'è questa strana idea che questi costumi medievali sono sempre costumi pesanti, no? Grandi, no? Vellutoni, no? Questi grandi, anche perché venivano fatte d'inverno queste feste, quindi si coprivano, d'estate non erano così pazzi, andavano anche loro con dei vestiti molto più leggeri, no? Senza questi grandi copricapi, ma... E dopo, a questo punto, ha preso talmente piede questa iniziativa, che prima era stata sbeffeggiata, no? Vedevano questi che giravano con costumi fatti domesticamente, adesso invece costano qualche 10.000 euro, poi costano costumi, no? E poi c'è la sostituzione, per cui specialmente le donne, non c'è più la ragazza di Foligno, ma Federica Moro per prima, e poi tutte le modelle di plastica che sono state, perché fanno scena, fanno, non so, il personaggio che arriva, no? No, fanno cenno che questo devo comunque terminare, e termino con questa. Noi dobbiamo ritrovare, no, l'abitudine a far festa, no, a fare comunità, no? Non è semplice, perché l'individuazione dei destini ci ha portato a essere molto
come dire, sospettosi, no? Poi è più facile farsi un dispetto che un favore, il favore si dimentica subito, il dispetto si ricorda per tutta la vita, quindi ci sono anche delle regole che dobbiamo ricostruire. Questo secondo me è una pista interessante e il luogo di cura potrebbe essere già il punto di partenza per fare una cura non solo del luogo ma anche della comunità che in quel luogo vive. Grazie.